La fuga epica e l'arrivo a braccia alzate sul traguardo sul lungo lago di Como il 26 maggio scorso sono un pensiero che ancora emoziona. Dario Cataldo è tornato oggi a quel giorno di poco più di un mese fa in una visita alla redazione di ETV e Corriere di Como. Pensarci a freddo è veramente emozionante, è veramente tanto diverso, perché in quel momento era un momento veramente complicato, ero molto concentrato e tutto l'impegno era focalizzato sulla corsa e ci ho messo un po' per realizzare. Adesso, ripassando sulle stesse strade in allenamento, chiaro che si sente un'emozione diversa, si sente davvero l'importanza di quella tappa, sia a livello personale ma sia per il Giro d'Italia stesso, perché comunque è una di quelle tappe che poi viene ricordata, perché comunque è un percorso mitico, il filare della Lombardia, è stato davvero un onore vincere una tappa come quella. La salita di Civiglio tra due ali di tifosi è stata sicuramente uno dei passaggi più emozionanti. Ero troppo concentrato nella corsa e a ricordarmi ogni metro della salita per farla nel miglior modo possibile. È stato davvero come essere in una, non so come spiegarlo, come in una vera trance agonistica dove c'eravamo solo io e il mio avversario, e poi riguardarla nei video con tutta la gente che c'era è stato veramente impressionante. L'auspicio è che l'arrivo a Como diventi un appuntamento fisso del Giro d'Italia. È un veicolo pubblicitario molto importante, esalta tantissimo le bellezze di questi posti, e poi anche a livello agonistico è un arrivo veramente molto bello, molto tecnico, e sicuramente sarebbe bellissimo riproporlo per più anni.